Benvenuti sul canale amici, io sono Denis di Artrekking and Survival e nel video di oggi volevo fare alcune considerazioni su dei brutti incidenti, delle tragedie che sono avvenute nelle ultime settimane in montagna. Non per dare dei giudizi, perché non ho la competenza e l'esperienza per farlo, perché da quello che si legge sui media arrivano solo notizie parziali e quindi non è possibile, ma quanto per suscitare, innescare diciamo in noi una valutazione, un approfondimento in noi stessi del modo in cui facciamo outdoor e a volte facciamo montagna. Mi aiuto con alcuni appunti perché mi viene più semplice. Nel luglio del 2021, probabilmente qualcuno se lo ricorderà, tre ragazzi, un ragazzo e due ragazze partirono per una salita al Monte Rosa. Era previsto un peggioramento meteo, le ragazze erano in gamba, erano esperte e partirono nonostante questa previsione di peggioramento, furono colte dal maltempo, si sviluppò la bufera con l'effetto whiteout, quindi intorno a te hai tutto bianco, non vedi nulla. E chiamarono i soccorsi, che sfortunatamente riuscirono a raggiungerle solo durante la notte, quando già erano in uno stato di grave ipotermia, e nonostante poi furono portati in un rifugio, le due ragazze morirono. Il ragazzo versava in uno stato di ipotermia con alcuni congelamenti. Nei resoconti che ne vennero fuori successivamente, ad esempio, il ragazzo raccontò che a un certo punto si era tolto i guanti per darli a una delle ragazze e quindi si arrivò a comprendere che erano partite poco equipaggiate. Probabilmente il pensiero era stato: siamo toste, siamo allenate, partiamo leggere, saliamo veloci e così riusciamo a tornare prima all'interno della finestra del bel tempo. Questa è la considerazione che ipotizzo abbiano fatto le ragazze. E sfortunatamente quando si gioca col tempo non sempre le previsioni possono essere rispettate magari allora, e probabilmente il cattivo tempo arrivò prima o loro si attardarono e questo portò a questa tragedia. Perché riprendere questa tragedia del Monte Rosa di 3 anni fa? Perché come tutti sappiamo, nelle scorse settimane, il weekend del 7, 8, 9 di settembre si è verificata una tragedia simile sul Monte Bianco, che ha coinvolto un alpinista esperto con la sua compagna. Saliti sul Monte Bianco, al Mur de la Côte a quota 4600, sono stati appunto colti dalla bufera, che ha visto la temperatura scendere a, si dicono i soccorritori, meno 15 gradi, con dei venti che soffiavano addirittura a 150 km all'ora. Questo ha reso impossibile per i soccorritori non solo far partire gli elicotteri, che non avrebbero potuto raggiungere con questi venti, ma anche riuscire a raggiungerla a piedi. Sono stati fatti diversi tentativi, ma sfortunatamente le squadre sono dovute tornare. Poi il 10 di settembre, dopo oltre 70 ore,
dalla prima richiesta di soccorso i due alpinisti sono stati raggiunti e sfortunatamente, come probabilmente era prevedibile, erano deceduti, sono stati trovati abbracciati, probabilmente nel vano tentativo di in qualche maniera scaldarsi, di tenersi caldo. Io, appunto, viene difficile fare una valutazione perché poi appunto i media e anche i soccorsi non riportano, non divulgano un report su quello che era il loro equipaggiamento, eccetera, eccetera. Sicuramente 70 ore nella bufera secondo me sarebbero state nefaste, anche se loro avessero probabilmente avuto maggiore equipaggiamento isolante. Si sperava che potessero scavare una buca o potessero trovare un crepaccio in cui ripararsi della bufera, ma 70 ore sono veramente tante, sono 24, 48, 76, sono quasi 3 giorni a temperature abbondantemente inferiori allo zero, e in quei casi credo che non basti avere la giacca imbottita, i pantaloni imbottiti. Se anche avessero trovato riparo all'interno di un crepaccio, avrebbero dovuto avere qualcosa con cui scaldarsi, il fornellino, del combustibile, ma fronteggiare 24 ore è un discorso. Ti scaldi qualcosa di caldo da mettere nello stomaco, ti scaldi l'acqua da mettere nella borraccia, tenerti attaccata addosso. Ma 70 ore sono lunghissime, 70 ore anche il carburante sarebbe finito, anche in questo caso il combustibile. Anche in questo caso, tristemente, il maltempo, a quanto letto su alcuni articoli, il maltempo era annunciato. E questo porta le due casistiche veramente vicine. Il maltempo è annunciato, dobbiamo essere capaci di rinunciare. Allora, qui siamo nel primo entroterra toscano, la quota è veramente minima. Se le cose vanno male, ti prendi giù un bell'acquazzone, e appena siamo a metà settembre, la temperatura può comunque magari crollare fino a 10 gradi. In questi giorni la mattina abbiamo 13 gradi, e l'ipotermia ci può comunque essere, perché come dicono alcuni studi, moltissimi casi di morte per ipotermia si verificano tra gli 0 e i 10 gradi, non è necessario avere temperature inferiori allo zero. Però qui è una casistica più difficile. Se anche vieni colto dal cattivo tempo perché ti sei avventurato in escursione quando il cattivo tempo era previsto, diciamo che è sicuramente più facile scappottarla piuttosto che, se la cosa avviene ma già solo sulle quote più alte dell'Appennino, o se avviene a quote di alta montagna come nei casi di cui stiamo parlando. Quindi è vero che magari abbiamo prenotato le nostre vacanze, le ferie sono gli unici giorni che abbiamo durante l'anno, la nostra finestra di tempo libero sta per finire, ma se viviamo potremo comunque sperare di ripetere, di riposizionare la nostra escursione, la nostra salita, la nostra arrampicata alla cima. Se ci ostiniamo, se ci incapponiamo nel non voler perdere l'uscita, convinti di riuscire a stare nei tempi, rischiamo di perderci, di perdere la nostra vita e poi di non ripotere
fare l'esperienza. Su Facebook ho letto il pensiero di una persona con esperienza di montagna che diceva che poteva solo immaginare il loro sconforto, la loro disperazione quando sei lì nel bianco con il vento che ti sputa in faccia la neve, che ti colpisce talmente forte che non riesci neanche a capire, a sentire magari le parole di chi ti sta vicino. E posso solo immaginare l'angoscia di quando magari ti accorgi che un tuo errore di valutazione, di una tua considerazione sbagliata su quello che poteva essere il tempi, il meteo e tutto, probabilmente porterà a perdere la persona che ami e che hai vicino, e che questo inevitabilmente ti distrugge psicologicamente e ti porterà a perdere te stesso, quella capacità e forse quel desiderio di sopravvivere. Questa erano la casistica più vecchia a cui mi ha fatto pensare la casistica recente di questi giorni. Sfortunatamente non sono stati gli unici casi. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre in Trentino ci sono state altre due casistiche. Col 12 c'è stato un precipitare delle temperature che sulle Dolomiti ha portato addirittura la neve. Una casistica si è verificata in Val Gardena, dove due turisti canadesi che stavano percorrendo l'alta via delle Dolomiti sono stati colti dal maltempo, dalla bufera, a 2 chilometri dal rifugio Puez. Hanno inoltrato la richiesta di soccorso che è stata immediatamente rigirata al rifugista, che con un aspirante guida è andato in soccorso delle persone trovandole, e poi sono stati raggiunti anche da una squadra di soccorso di 5-7 persone, se non ricordo esattamente. Queste hanno montato una tenda, hanno portato sacco a peli e coperte, ci si sono messi dentro nella speranza di riuscire a recuperare lo stato di ipotermia dei due canadesi. Sfortunatamente la donna di 57 anni è deceduta durante la notte proprio in conseguenza della grave ipotermia, mentre lui è stato salvato in condizione di ipotermia e è stato portato all'ospedale. Io presumo che queste persone, questi turisti canadesi, stessero facendo l'alta via nell'ottica di fermarsi ogni sera in rifugio. A volte si vedono su YouTube video di appassionati in montagna, anche creator abbastanza famosi, che vanno in escursione proprio perché dicono tanto arrivo in rifugio. Io ho in mente uno in particolare in una sua escursione: viaggio leggero perché tanto so di che mi fermerò in rifugio, quindi non ho bisogno di altro. Poi capita l'imprevisto, poi può essere che non hai appunto considerato la finestra meteo, oppure che davvero c'è un cambiamento imprevisto del meteo, ti trovi in una situazione di questo tipo dove con te hai poco, perché tanto raggiungevo il rifugio e avrei dormito in rifugio, e ti trovi a dover fronteggiare una situazione grave, anche perché quando le squadre di soccorso, come in questo caso, arrivano e trovano una persona in ipotermia severa, si tratta di una situazione molto difficile da gestire. Una persona in ipotermia severa non può essere spostata, o se lo si fa, lo si deve fare con molta cautela, con molta attenzione, perché una movimentazione errata del corpo potrebbe portare il sangue freddo che si ha all'estremità a raggiungere il cuore, e questo provocherebbe uno shock al cuore capace di uccidere la persona. D'altra parte, gestire un'ipotermia severa sul posto in mezzo alla bufera è complicato. Esistono sì dei dispositivi, dei presidi, dei sacchi particolari con dei riscaldatori, ma
potrebbe essere che non siano in dotazione o potrebbe essere che questi non siano sufficienti. Nei casi di ipotermia più severa, mi viene da pensare a una donna che era caduta nell'acqua gelida negli Stati Uniti, in Canada, si verificano delle situazioni un po' particolari dove lo stato di ipotermia rallenta il metabolismo a un livello tale per cui si hanno un numero bassissimo, veramente minimale, di battiti del cuore al minuto. Il cervello rallenta il suo metabolismo e quindi quel poco ossigeno che arriva attraverso quei pochi battiti al minuto è sufficiente a tenere la persona in una situazione quasi di ibernazione. Questa persona poi venne portata in ospedale e, diciamo, tornò alla vita inserendo in lei del sangue riscaldato. È una situazione che ovviamente non può essere gestita sul campo, non può essere gestita dai soccorritori nel momento in cui montano una tenda in mezzo alla bufera. Immaginiamoci la difficoltà, tra l'altro, di montare una tenda in mezzo alla bufera. L'ultima casistica che fortunatamente si è risolta positivamente, sempre nella notte tra il 12 e il 13, è avvenuta in Valpusteria, sempre in Trentino. Una coppia di turisti statunitensi, padre e figlia, che sono stati sorpresi dal cambiamento meteo e si sono dovuti fermare con l'impossibilità di tornare a valle. Qui hanno montato, i media parlano di una tendina, hanno montato questa tendina in cui la mattina successiva sono stati ritrovati con 30 cm di neve intorno dai soccorritori, con la ragazza in condizioni di ipotermia. Alcuni media dicono di grave ipotermia, altri parlano di una situazione di ipotermia, una leggera ipotermia, quindi anche su questo i media sono poco dettagliati. Sono poco dettagliati anche quando parlano di una... hanno montato la loro piccola tenda. E non hanno parlato di sacco a peli, in cui sacchi a pelo in cui si siano poi inseriti, il che a me ha fatto pensare che si potesse trattarsi di uno di quei piccoli shelter di emergenza, da sopravvivenza. Sono appunto come delle tende senza nessuna paleria, o potrebbero aver montato semplicemente un tarp in una configurazione chiusa, e quindi i media parlano di tenda. La mia idea è questa, che appunto non fossero in realtà equipaggiati per passare la notte fuori, ma avessero, in un'ottica più americana, più nordamericana, avessero con loro, rispetto alla nostra, avessero con loro un equipaggiamento più mirato all'emergenza e alla sopravvivenza. In Scozia, in Finlandia, dove sono stato più volte, è molto normale uscire anche quando piove. D'altra parte, fa brutto tempo così spesso che se non esci stai sempre sul divano. Sono anche delle aree dove, tralasciando alcune zone un po' particolari, se vai sul Ben Nevis, ok, sicuramente rischi di incocciare in delle problematiche, ma alle quote più basse gli interventi di soccorso ci sono anche là, per carità, ma è un po' come alle quote basse qua. Temperature sicuramente rigide, ma sono situazioni tutto sommato più affrontabili. Ma su quote importanti, dove la differenza termica in caso di cattivo tempo è rilevante, può diventare davvero rischioso. E diventa ancora più rischioso quando ci muoviamo con un'ottica del tanto non capita nulla, tanto io sono allenato, tanto io sono veloce, vado e torno, perché poi appunto capita la situazione dove non puoi tornare, capita la situazione dopo dove intorno a te hai il whiteout, è tutto bianco, capita la situazione in cui ti sei infortunato a una caviglia e non riesci a tenere i tempi che sono necessari per rientrare con la finestra di bel tempo, e l'idea del tanto non capita mai niente,
o del tanto viaggio leggero così sono veloce, inevitabilmente ti frega, perché non hai portato quell'equipaggiamento in più che avrebbe potuto permetterti di scappottarla. Io seguo dei canali di youtuber, di content creator che fanno ultralight, sebbene non è proprio che non sia la mia passione, che non mi piace proprio. C'è The Art of Backpacking, The Walking Robin, The Walking Nose, e ce ne tanti altri, questi qua per dire alcuni italiani. E il fatto che non mi piaccia non significa che loro non siano bravi, assolutamente, anzi hanno una grande esperienza, una grande capacità, e portano la gente in giro in montagna proprio grazie alla loro grande capacità e professionalità. È un modo di fare montagna che è molto diverso da quello che ho, e è difficile dirsi perché riesco a farla ultimamente molto poco, diciamo che avevo. E che ancora mi piace. Il problema, io credo, sta nel fatto che molte delle persone che guardano i loro video a volte non hanno l'esperienza per praticare la montagna come la praticano loro. Vedevo ieri sera proprio un video di un ultralighter statunitense, e raccontava come è riuscito a ridurre al minimo tutti i pesi del suo zaino, viaggiando con solo l'abbigliamento che ha addosso, quindi la maglietta e gli short che aveva addosso. E io trovo che alcune di queste cose siano, alcuni di questi consigli siano talvolta pericolosi, perché dire viaggio solo con l'abito che ho addosso, non ho niente di ricambio, nel momento in cui ti ritrovi con un abbassamento della temperatura importante e tu sei comunque bagnato per le condizioni meteo, per la tua sudorazione, e non hai nulla da cambiarti, non è detto che metterti il piumino ed infilarti nel sacco a pelo possa essere sufficiente a salvarti da una condizione di ipotermia. Ma se capita a queste persone, riescono, grazie all'esperienza, professionalità e all'elasticità mentale, a risolvere la situazione. Tante persone che li seguono e si appassionano e magari cercano di emularli, non è detto che togliendo equipaggiamento dallo zaino possano poi avere le stesse possibilità, le stesse chance di far fronte a una problematica seria, a un'emergenza. E questo non è assolutamente, non confondete, non è assolutamente un accusare loro di influenzare male le persone, assolutamente, e che a volte, come sempre, chi si avvicina a un qualcosa si lancia a volte con troppo entusiasmo, senza considerare con realismo quelle che sono le sue capacità e la sua preparazione, si immedesima troppo in persone professionalmente competenti e capaci, rischiando poi di trovarsi totalmente impreparata. Quindi l'errore non sta in chi fa i video e racconta le sue esperienze e il suo modo di camminare. L'errore di valutazione è a volte in chi guarda, che si può immedesimare troppo e quindi scegliere, seguire delle modalità che lo portano a essere magari non perfettamente equipaggiato. Perché questo video? Perché siamo già in una stagione che frega. Siamo in estate, perché fino al 21 di questo mese siamo ancora in estate. Siamo in estate, fa caldo, giù ci sono 25, qualche volta magari nelle belle giornate ancora a 30 gradi, ma in quota le cose cambiano.
Adesso entreremo nell'autunno, le giornate saranno in basso ancora miti, 20 gradi, in quota le cose cambiano tremendamente. Come ho raccontato più volte, Pasqua di tanti anni fa, eravamo in Val Chiusella, in basso 25 gradi, si moriva di caldo, siamo arrivati in alto, in quota, eravamo in mezzo alla neve, in mezzo alla nebbia, completamente vestiti, giacca, pile, cappelli, guanti, acceso il fornellino, messo a scaldare il brodo perché faceva un freddo becco. Entravamo a una quota di 2000 e qualcosa. Adesso, con la stagione fredda che sta arrivando, con la neve che scende quando siamo ancora in estate, dire estate, dormo in rifugio, faccio 3 giorni da un rifugio all'altro, e quindi non mi serve qualcosa con cui coprirmi in caso di guai, non mi serve avere un telo per allestire un ricovero, uno shelter. Secondo me è avventato, probabilmente non fa parte della mia ottica, del mio modo di pensare. Chi è appassionato di survival di un certo outdoor, come me, come tante altre persone, abbiamo provato a dormire d'inverno solo con la metallina, abbiamo dormito da far schifo, ok? Abbiamo passato le notti pessime, le abbiamo passate e sappiamo che ok, non si muove, non si muore, magari si passa la notte magari da far schifo, ma non si muore. Inserisco questa clip appena rientrato dal campo perché mi ero dimenticato di accennare a questo discorso. E quando vivevo in Piemonte andavo in montagna anche d'inverno, quindi nevai, ciaspolate, ma non ho esperienza di alpinismo e non ho esperienza di essere colto dalla tormenta come è successo a queste persone, quindi non so valutare se un GPS gli avrebbe aiutati. Io mi domando, anche proprio per curiosità mia, per capire se sarebbe un qualcosa che potrebbe essere d'aiuto, se avere un GPS con un display decente su cui avere la traccia del percorso, su cui avere i waypoint, dei bivacchi, dei rifugi della zona, dei crepacci anche, perché essendo sul ghiacciaio, per poterli evitare, avrebbe magari potuto aiutare queste persone che sono morte nel 2021 e la scorsa settimana sul Monte Rosa e sul Monte Bianco. Avrebbe potuto aiutare, se avrebbe potuto aiutare la coppia canadese che era a 2 chilometri dal rifugio. Ok, intorno a me è tutto bianco, tira vento, però ho il GPS, ho la traccia sopra, riesco a seguire il sentiero? Allora, normalmente sul GPS lo seguiamo tutti il sentiero. Non so se obiettivamente nelle condizioni climatiche, quindi il vento forte, la bufera, sarebbe stato possibile. È un qualcosa che mi domando, perché è un qualcosa che, se fosse utilizzabile bene, e io ipotizzo sia utilizzabile, perché i soccorritori credo che li abbiano trovati o li troverebbero in quelle modalità, potrebbe essere un qualcosa a cui le persone dovrebbero pensare. Come dicevo all'inizio, questo video non voleva essere assolutamente una critica, non c'è nulla da criticare, io non ho l'esperienza per farlo, non ho la competenza, sono solo delle valutazioni che mi vengono da appassionato di outdoor, da appassionato di trekking, perché sono nato facendo, sono inserito in outdoor facendo trekking e che mi vengono da genitore, da marito, quando porto la mia famiglia in montagna. Ho iniziato a fare a survival proprio perché andavo in montagna da solo, lo so che non sarebbe fare, ma lo facciamo quasi tutti, e volevo e sentivo la necessità di avere delle competenze per riuscire a scappottarla, che qualcuno mi
insegnasse cosa portare con me e come usarlo, quali potessero essere le metodiche con cui risolvere una problematica, non semplicemente guardando un video come se fora, o all'epoca era leggendo un libro. Da ragazzino ho letto una marea di manuali di sopravvivenza, non è che è quello mi fornisse le competenze. Se vi è parso un video polemico, me ne scuso, non era mia intenzione. Spero di non aver fatto, di non aver urtato i content creator e gli altri, i professionisti dell'ultralight che ho citato prima, non era assolutamente mia intenzione. Nulla, tutto qua. Spero che sia stato comunque un video di vostro interesse e in qualche maniera vi porti a fare anche a voi magari queste valutazioni, queste considerazioni, quando fate lo zaino magari a guardare un attimo di più l'equipaggiamento da metterci dentro. E nulla, se l'avete trovato interessante condividetelo, e se volete rimanere aggiornati sui prossimi video iscrivetevi al canale e fate clic sulla campanella per ricevere la notifica della pubblicazione del nuovo video. Sperando che queste vicende si verifichino il meno possibile, quest'anno è stato uno strazio vedere la quantità di morti tra caduti lungo i sentieri, incidenti vari, e negli ultimi giorni questi incidenti, sperando che si verifichino il meno possibile, al prossimo video.